chiostri di San Pietro sono un recupero di un chiostro benedettino del Cinquecento, un luogo che è rimasto dimenticato dalla nostra città per tanti anni, fino a quando è stato riscoperto grazie alla prima edizione di Fotografia Europea del 2006. Poi abbiamo intercettato un bando, il bando Porfes, che ci ha permesso di portare avanti i lavori di ristrutturazione per arrivare alla forma che oggi è quella che voi potete vedere. I chiostri oggi sono ridati, restituiti alla città e sono un luogo veramente per tutte le persone, un luogo pubblico dove la città si può giocare un ruolo ed è un luogo inclusivo dove tutte le persone possono accedere perché è stato ristrutturato con grande sapienza anche dal punto di vista dell'accessibilità. Io credo che rappresenti in un certo senso l'anima della città di Reggio Emilia, che sta tentando di tirare un filo rosso della cultura, di provare a tracciare questo filo pensando che la cultura debba essere per tutte le persone, che la cultura debba rivolgersi a tutti i pubblici e provare a diventare quella filo rosso che cerca di fare, diciamo, di non dare delle risposte, ma di porre delle domande alla città stessa. Reggio Emilia sta giocando un ruolo anche nel panorama, diciamo, internazionale, è una città che per tante cose è stata poco scoperta, è una città che io credo possa suscitare una grande meraviglia, è una città gentile, decisamente contemporanea ed è un luogo, io credo, veramente da scoprire. L'anima dei chiostri è un'anima intensa, è un luogo, io credo, molto poetico e noi abbiamo pensato di utilizzarlo e di immaginarci che potesse diventare uno dei luoghi principali della città per le esposizioni di arte contemporanea, ma anche e soprattutto di fotografia. Questa oggi è la vera e propria casa di fotografia europea, nella quale ogni anno la città si sfida a immaginare, a pensare, a provare a capire come poter sviluppare un percorso sull'immagine e sull'educazione all'immagine. È uno dei principali appuntamenti della città di Reggio Emilia. Uno degli altri cuori dei chiostri di San Pietro è l'estate. I chiostri di San Pietro sono il luogo principale del nostro restate, che è il calendario delle iniziative estive, e quindi vengono realizzati in questa splendida cornice, soprattutto dello spazio aperto, concerti, spettacoli di danza contemporanea e tante iniziative appunto realizzate da un comitato organizzativo che è composto dalle principali fondazioni della città, che insieme al Comune di Reggio Emilia immaginano questo calendario. Queste sono la Fondazione dei Teatri, la Fondazione Palazzo Magnani, l'Istituto Achille Peri Merulo Musicale e la Fondazione Aterballetto, la Fondazione Nazionale della Danza. Tutti insieme sviluppiamo questo programma che dà in un certo senso l'anima artistica alla città, sia in estate che d'inverno. Fondazione Palazzo Magnani, quell'istituzione della città partecipata da gli enti pubblici, comune, provincia e alcuni soggetti privati, che si occupa prevalentemente di arte visiva e di eventi culturali nel periodo estivo. Insieme al comitato scientifico che governa la programmazione dei chiostri, armonizza il calendario delle attività presenti all'interno del monumento lungo tutto il corso dell'anno. Il principale di questi eventi è senz'altro Fotografia Europea, da sempre cuore del festival. I chiostri di San Pietro ospitano, ad esempio anche quest'anno, 10 mostre tra le 20 presenti in tutta la città. Nel periodo estivo poi la nostra fondazione, insieme ai partner, insieme all'Istituto Peri, insieme alla Fondazione Teatri, insieme alla Fondazione Nazionale della Danza e ad altri partner, allestisce poi quello che è il programma degli eventi del cartellone Restate che accompagnano la vita della città durante il periodo estivo. Poi esiste il periodo autunno-inverno in cui all'interno degli spazi, soprattutto del primo piano, prendono vita mostre di arte visiva, antica, moderna e contemporanea. Progettare e rigenerare gli spazi urbani attraverso l'elemento culturale è certamente una caratteristica di questa città e la Fondazione ne è un esempio, perché la Fondazione I Teatri è impegnata nella riqualificazione dello spazio della Sala Verdi, che è il ridotto del Teatro Ariosto, un progetto che prevede il recupero di una sala e di un patrimonio pubblico collettivo per la città di Reggio Emilia. Penso che i progetti di riqualificazione e di rigenerazione urbana sia in qualche modo la sfida che attraversa tutte le amministrazioni e tutte le città del mondo e del nostro paese. Certamente farlo attraverso un processo di governance come quello del Chiostra di San Pietro, penso che sia un processo innovativo nella quale le istituzioni culturali della città insieme all'amministrazione lavorano insieme e costruiscono un progetto condiviso per la città. Questo significa per noi fare in modo che la Fondazione Teatro, patrimonio pubblico cittadino, porti
anche in quella circostanza, insieme e in condivisione con gli altri, il proprio know-how rispetto allo spettacolo dal vivo e quindi nella costruzione, in questo caso, di un calendario, soprattutto nei mesi estivi, nella quale la fondazione e la città si possano rispecchiare al meglio e per il futuro. Da quando sono arrivato alla Fondazione Nazionale della Danza ho cercato di sviluppare anche delle dimensioni di progettazione, di ricerca e di attività, diciamo, non convenzionali, per spazi atipici. Ci interessa naturalmente andare sui grandi palcoscenici in Italia e all'estero, ma ci interessa anche la peculiarità di rapportarci con spazi monumentali, con il territorio, con la dimensione creativa del site specific. Questo è per noi molto interessante ed è per questo che ci ha fatto molto piacere essere coinvolti nel comitato tecnico scientifico che si occupa della progettazione dell'attività per i chiostri. Abbiamo cominciato tra l'altro a lavorare in questo spazio straordinario anche prima della nascita di questa dimensione più strutturata. Vi abbiamo lavorato per esempio per sperimentare una dimensione per noi importante che è il diverso virtuosismo dell'interprete, del disabile. Una logica che per noi è importante per affermare che la danza non è soltanto una, non c'è un solo virtuosismo e non c'è una sola estetica. Nei prossimi anni quindi contiamo di sviluppare sia la dimensione più, diciamo, convenzionale, di palcoscenico, perché comunque i chiostri costituiscono uno straordinario fondale e ambientazione e permettono un incontro col pubblico molto gratificante sia per l'artista che per il pubblico stesso. Poi naturalmente quegli spazi così particolari saranno per noi palcoscenico per progetti più specifici, per esempio di carattere espositivo, con delle micro performance diffuse nelle diverse stanze. In sostanza ciò che noi vogliamo affermare è che questo spazio ci permette di sviluppare è una dimensione più aperta della danza, una dimensione di ricerca coreografica sulla quale i nostri artisti sono particolarmente sensibili, che cerca di trovare intanto un modello di incontro diverso con il pubblico e poi di ricercare per spazi e modelli espressivi completamente diversi gli uni dagli altri.